Bentornati amici di Sbava la Lumaca. Il gol di Lulic regala alla Lazio una vittoria storica. In un colpo solo i biancocelesti, oltre alla Coppa Italia, guadagnano il diritto di partecipare alla prossima Europa League, il diritto di giocare nella finale di Supercoppa con la Juventus e da non sottovalutare per i romani il primato cittadino. La Roma invece manda una stagione non esaltante in frantumi in 90 minuti. Niente Coppa, niente Europa e niente Supercoppa. La Roma nel derby perde tutto e la delusione è chiaramente visibile nei loro volti. La Lazio con la vittoria sulla Roma per 1-0 nella finale di Coppa Italia si aggiudica per la sesta volta il titolo e, oltre ad aggiudicarsi il pass per l'Europa, si aggiudica la supremazia cittadina nel derby più importante della storia con il gol di Lulic che, al 71esimo, trova il colpo vincente dopo un'incertezza del portiere giallorosso. E la traversa successiva di Totti non basta per suonare la carica ai propri compagni. Niente da fare quindi per i giallorossi che, oltre a dover rimanere anche il prossimo anno all'interno dei confini italiani, si tolgono la possibilità di cucirsi sulle maglie la stella d'argento per la 10ª Coppa Italia conquistata. Così ha deciso il campo, anche se a fare la figura migliore tra le due contendenti è stato il pubblico delle due squadre che con le loro spettacolari scenografie si lascia sempre apprezzare. Infatti le due squadre sono rimaste a lungo bloccate in campo dall'importanza della posta in palio e nella speranza di un errore altrui che arriva al 71esimo quando sul cross di Candreva Lobont devia il pallone sui piedi di Lulic che non si fa pregare e lo mette in rete. Solo allora la Roma sembra risvegliarsi, ci prova Totti su punizione che Marchetti devia stampando la palla sulla traversa, ma niente di più, così al triplice fischio finale a gioire solo la Lazio, che è sembrata crederci di più fin dall'inizio. Oltre la tensione in casa Roma tra Andreazzoli e Osvaldo, che è stato escluso dalla formazione iniziale per destro, le contestazioni si sono trasferite anche fuori dallo stadio. Intorno al Colosseo, alcuni ultra giallorossi, oltre a danneggiare alcune auto in sosta, hanno lanciato sassi e bottiglie contro un blindato della polizia. A Trigoria, circa 300 tifosi hanno accolto il boost dei giocatori della Roma con cori, lancio di uova, sassi e petardi, rompendo il vetro del veicolo. E ancora è stato fermato e identificato un tifoso della Roma che al fischio finale della partita lancia una moneta e sputa contro alcuni giornalisti che si trovano in sala stampa. Addirittura momenti di tensione tra due cronisti che sono stati bloccati dai loro colleghi prima dell'arrivo degli Stewart, mentre fuori dallo stadio una troupe del TGCOM 24 è stata aggredita da un gruppo di tifosi che si sono immediatamente dileguati. Insomma, la capitale è divisa. Mentre la Lazio festeggia ed alza la coppa, la Roma, delusa, piange e si dispera, senza contare che in questo bellissimo gioco succede a tutti di perdere e di gioire. Non si può sempre perdere come non si può sempre vincere. Oggi, onore alla Lazio, che alza il cielo la Coppa Italia 2013.